Non solo burocrazia, ma scambi, cultura, dibattiti e incontri per capire che il futuro, nonostante tutto, ha il simbolo del blu e delle stelle d'Europa. A Firenze, dal 5 al 10 maggio, capitale simbolica dell'Unione, i padiglioni europei in Piazza della Signoria hanno accolto 100.000 visitatori, soprattutto giovani, curiosi di capire che cosa vuol dire essere cittadini europei. L'atmosfera è quella della festa, ma i contenuti sono seri. E a mettere in chiaro cos'è che non va, ci pensa il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con un videomessaggio nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. Varrebbe la pena di mettere in particolare l'accento sullo stato, io credo, insoddisfacente dell'Unione come soggetto di politica internazionale. Mi riferisco al fatto che stiamo vivendo degli eventi dirompenti, carichi di possibilità e di incognite nel Mediterraneo, nell'Africa e nel Medio Oriente, e che rispetto a questi eventi l'Unione Europea non è riuscita a esprimere una posizione comune. L'Europa, ricorda la commissaria all'istruzione Androulla Vassilou, è di fronte a sfide come la ripresa economica e la sostenibilità ambientale, dove i membri dell'Unione Europea devono fare più progressi insieme. Ma, sottolinea il vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, il dibattito non è se uscire dall'Europa, ma quale Europa vogliamo. Il ministro degli esteri Franco Frattini concorda con Napolitano. Occorre più Europa nella politica estera perché altrimenti ci dividiamo dinanzi al mondo e siamo evidentemente nel rischio di essere in retroguardia e non all'avanguardia. E a proposito di immigrazione, lancia di nuovo un messaggio ai 27. Solidarietà, accoglienza, ma evidentemente condivisione.